Benvenuti al nostro ormai abituale appuntamento di confronto che gli inglesi amano definire fireside chat, le chiacchiere informate ed informali intorno a un caminetto. Abbiamo chiuso un mese di gennaio caratterizzato da dati macro forti, allontanamento delle aspettative del taglio dei tassi probabilmente di un trimestre, ritorno di IPO M&A e un ammontare di nuove emissioni di debito corporate impensabili fino a qualche mese fa, ma soprattutto alcune trimestrali particolarmente forti su titoli con pesi elevati negli indici che hanno alimentato un'impostazione positiva dei mercati azionari da inizio anno. Riccardo, tu e io ci possiamo definire come specialisti settoriali, tecnologia nel tuo caso, utilities nel mio, due settori che hanno avuto performance particolarmente divergenti da inizio anno, tecnologia sugli scudi, utilities deboli. Ci puoi dare qualche spunto di riflessione sui temi di questa primissima parte dell'anno sul tuo settore e cosa ti aspetti dalle prossime trimestrali? Grazie. Grazie Oriana, è una bellissima domanda come al solito e grazie per la definizione di specialista che è un termine complicato. La tecnologia, come sapete, ha avuto alti e bassi e ha iniziato il 2024 sugli scudi, come dicevi giustamente tu, partendo dalla grande promessa che l'intelligenza artificiale ha consegnato agli investitori in termini di future applicazioni e di futuri sviluppi. Se vuoi, il settore della tecnologia, sempre molto focalizzato alle applicazioni future, ha trovato in un momento in cui il macro è stato decisamente complesso, conflitti geopolitici, timore sui tassi e quant'altro, ha trovato nell'intelligenza artificiale quella luce che gli ha consentito di passare la fine del 2023 e l'inizio del 2024 con un risveglio nelle trimestrali delle società più grandi che ha dimostrato come ci sia stata una riaccelerazione delle crescite delle piattaforme cloud e questo si è tradotto a valle con un miglioramento degli ordini per alcune industrie, dai semiconduttori al software. La seconda cosa che secondo me è stata interessante è che un mantenimento, se volete, di una premessa che la tecnologia ha sfruttato in questi mesi per seguire quello che Oriana ha detto, è stata l'affermazione dell'open source come standard per la costruzione dei modelli di computazione dietro l'intelligenza artificiale. Se voi pensate a Llama, piuttosto che a BERT, a Boost, a Rocket, sono tutti modelli costruiti con l'open source. Quindi una di quelle che erano le grandi promesse del 2022-2023 che l'open source sarebbe diventato sempre più importante perché disinflattivo, in grado di togliere costi alle società, far risparmiare nella programmazione, è diventato effettivamente una via di uscita per il mercato. Adesso sono curioso io piuttosto di chiederti qual è la sensibilità del tuo settore al macro e al futuro sviluppo sui tassi. Dibattiti con genesi completamente diversa. Parto dal macro per poi convergere su temi più specifici. Settore utilities, da sempre percepito difensivo per visibilità dei flussi di cassa, dividendi, domanda poco elastica, a cui la transizione energetica ha aggiunto una gamba di crescita. 2024, uno degli anni elettorali più importanti della storia recente, Parlamento europeo, presidenziali americane, Portogallo, Belgio, Austria, Regno Unito, Indonesia, per finire con Russia e anche Iran. C'è un certo timore che la transizione energetica venga politicamente rallentata facendo venir meno la gamba di crescita, questo soprattutto in US. Tassi, il consenso per il primo taglio americano si è spostato di almeno un trimestre. Il settore utilities ha da sempre come suo antagonista il rendimento governativo, soffre quindi quando la tensione sul tasso si riacutizza. Dal punto di vista micro non possiamo che iniziare dai prezzi dell'elettricità. Da novembre 2023 ad oggi le aspettative ad un anno del prezzo dell'elettricità sono scese, diciamo, dai 10 ai 20-25 euro al megawattora in Europa, combinato disposto di un trend in calo del prezzo del gas e delle quote di CO2.
in Europa il gas è ancora la tecnologia su cui si sette il prezzo. Debolezza dei prezzi del gas dovuta a diversi fattori: clima particolarmente mite, livello elevato delle scorte con cui siamo entrati nella stagione invernale, un ritorno alla media per quanto riguarda le produzioni idro e vento particolarmente penalizzate soprattutto nell'ultimo anno, nel corso del 2021. L'efficientamento energetico sta di fatto riducendo il consumo del gas. La Cina debole non intercetta le quote di gas liquefatto che ad oggi in Europa hanno contribuito a colmare gran parte del gap lasciato dal gas russo. La debolezza dei prezzi influisce chiaramente sugli utili attesi ed ha colpito soprattutto i produttori di elettricità. Abbiamo visto un importante operatore del settore guidare sulla parte bassa delle aspettative pochi giorni fa per quanto riguarda il 2024. Nei prossimi giorni avremo un aggiornamento importante da uno dei maggiori, anzi da due dei maggiori attori dell'eolico offshore, che è stato ugualmente argomento dibattuto nel corso del 2023. Ritengo tuttavia che a questi livelli del prezzo del gas, intorno ai 30 euro al megawattora, abbiamo raggiunto un floor importante per quanto riguarda il prezzo delle commodities e molto è già nei prezzi dei titoli. Discorso diverso vale per tutte le reti, sia in media che in alta tensione, che hanno bisogno di importanti investimenti. Parliamo di ritorni tipicamente regolati, i regolatori stanno via via allineando i ritorni ad un livello che tengono conto dell'aumentato costo del capitale. La necessità di investimenti è particolarmente elevata a livelli di reti locali. Per dare un'idea, in Italia nel 2023 sono stati installati 5 giga di solare, di cui più del 70% in impianti di piccolissima dimensione, privati sostanzialmente, che chiaramente moltiplicano le richieste di accesso alla rete. Anche il settore dell'acqua necessita investimenti particolarmente importanti, abbiamo una grossa componente quotata in UK e questo nel medio termine sarà riflesso nei numeri delle società. Spero di essere stata esaustiva. Vedi applicazioni emergenti anche nel settore delle utilities? È una domanda che apre degli scenari molto interessanti perché le utilities, come altri settori, sono degli utilizzatori dell'intelligenza artificiale per gestire i propri costi operativi in modo più efficiente, però si aprono anche degli scenari propositivi quando guardiamo alla possibilità di crescere di più. Ottimizzazione e qui rientrano dei flussi. Esattamente tutti i progetti a cui tu spesso alludi, di smart grid e di reti più intelligenti, dove quindi grazie all'intelligenza artificiale io penso vedremo finalmente un IoT fatto anche per le società industriali per servire meglio i cittadini in modo più efficiente per entrambe le parti. Grazie Oriana per questa bellissima chiacchierata e non vedo l'ora di continuare a approfondire questo argomento, speriamo in un prossimo episodio. Grazie a te Ricky e grazie anche a tutti quelli che ci hanno seguito. Le opinioni espresse sono basate sulle valutazioni e sulla strategia di Kairos Partners SGR SPA alla data di redazione e sono suscettibili di variazione senza preavviso o successiva comunicazione. Le informazioni e le opinioni qui riportate non costituiscono un'offerta né una raccomandazione personalizzata, non hanno natura contrattuale, non sono redatte ai sensi di una disposizione legislativa e non sono sufficienti per prendere una decisione di investimento. Le informazioni e i dati sono ritenuti corretti, completi e accurati. Tuttavia, Kairos non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, sull'accuratezza, completezza o correttezza dei dati e delle informazioni e laddove questi siano stati elaborati o derivino da terzi, non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza, la completezza, correttezza o adeguatezza di tali dati e informazioni, sebbene utilizzi fonti che ritiene affidabili. I dati, le informazioni e le opinioni, se non altrimenti indicato, sono da intendersi aggiornati alla data di redazione e possono essere soggetti a variazione senza preavviso né successiva comunicazione. Eventuali citazioni, riassunti o riproduzioni di informazioni, dati e opinioni qui fornite da Kairos non devono alterarne il significato originario, non possono essere utilizzati per fini commerciali e devono citare la fonte, Kairos Partners SGR SPA e il sito web www.kairospartners.com. La citazione, riproduzione e comunque l'utilizzo di dati e informazioni di fonti terze deve avvenire, se consentito, nel pieno rispetto dei diritti dei relativi titolari.